Siamo Alessio, telecronaca Tommaso Zanni, Vittorio commentatore Mandini. Thomas Giacomelli. Thomas, cosa ne pensi di questa finale? Sarà molto bella, non c'è niente da dire. Chi sarà il favorito secondo te? Non c'è niente favorito da dire. Secondo me sarà Bianchi, un primo o Cristian Bianchi o Matteo posto. Martini. Ecco, vediamo il saluto. Ecco per Matteo Martini che saluta la regia. Molto cretino, però è uno dei favoriti per la gara. Intanto vediamo. Si vede Black che sta parlando con gli atleti della Gora. Ecco, vediamo il coach Diego Cattani, soprannominato Satellite, coach tecnico di questi due atleti che vengono dalla Gora Skating Team. Signori, però fa scaldarsi. Saluto per la stampa per Matteo Martini, che dice non prove. Gli atleti di questa gara sono, ecco, vediamo Matteo Martini, c'è l'atleta di casa Stefano Gertano. Tutti si aspettano ottimi risultati da lui. Anche se non combina niente in allenamento, i risultati arrivano alle gare. Non si sa cosa Matteo fa. Martini. Cristian Bianchi si limiterà a vincere. Matteo Martini si limiterà a cadere. No, dai, ecco, non portiamo Silvio. Sfiga a questi ragazzi che devono vivere, non devono far come Marco Anzi. Un applauso. Applauso. Attenzione. Attenzione. Io. Questa finale troviamo due atleti a Gora, due Milan Skating e poi Bolzano Bolmio. Mi sta piacendo addosso questa scandalina. Sembra come un filante per la gara del signore. Gli atleti. Adesso vero, Matteo Martini. Ecco qua, oggi è assente Francesco Palla. Francesco Palla, ex ragazzo della Francesca. Adesso viene Federico Salzani, numero 13. No. Bravo, Cri! Cristian Bianchi, favorito. Cristian Bianchi in seconda posizione, col numero terza. È teso, vediamo come teso. Vediamo numero 87, Matteo Martini, soprannominato Mini, numero 10, vincerà questa gara. Soprannominato dagli amici Mini Man. Col Fiselong. Vediamo che lo starte. Una volta vomitato. Vediamo la pistola. Vedo la mano con la pistola. Vedo la pistola che si può sborrare. Eccola qua. Vai, pistola. Silenzio. Silenzio. Arriva Davide. Allora si raggiunge la regia. Ecco, partiti, i nostri ecco amici da casa. Francesco Palla. Partenza tranquilla. All'interno. Matteo Martini. Secondo te cosa, perché sono partiti Dio, così piano? Ah, perché stanno facendo il trenino. E devono essere cauti perché sennò potrebbe entrare in qualche altro buco. Cioè nel materasso. Francesco Palla se la sta prendendo. Deve entrare nel buco del cazzo. Perché qui c'è la piccola tutto dentro. Vittorio Baldini, lei cosa ne pensa? Ma secondo le mie esperienze da centrechista, direi che la vittoria è in mano o a Matteo Martini o a Cristian Bianchi. Però non loro i favoriti. Non è mai detta l'ultima però parola. Nello show track mai dire mai. Nello Shetek tutto può cadere. Il numero 10 è un numero molto bello, ma oggi non porterà fortuna. Francesco Palla non c'è storia. Palla è un velocista, 500. Ricordiamo che fuori. Francesco Palla fa parte della nazionale junior italiana. E Masauro, però è forte. Come Cristian Bianchi. Questi sono i futuri della nostra nazione. Della National. Vediamo, in prima posizione passa Francesco Brizzo, secondo Palla, terzo Salzani, quarto Cristian Bianchi, quinto Miniman, Flex, scusate, in camera non si vede Miniman che scatta, vai ecco, vediamo Miniman, eccolo, madonna, guardate come è sciolto il movimento, come si è staccato, inizia a scaldarsi la gara. 7 giri. Siamo Francesco Brizzo che passa in testa, ma Brizzo, Matteo Martini molla, Francesco Palla all'esterno, non ci riesce. Matteo Martini ha qualche a Matteo Martini. Chissà cosa ha intenzione di fare.
Secondo te ce la può fare a vincere sta batteria? Secondo me, Francesco, Palla rimarrà in scia fino a meno 3. Adesso mancano 4 giri, il prossimo giro. Ecco, vediamo Palla! A meno 3, a meno 3, arriverà in prima posizione, me lo sento ragazzi, me lo sento. Vediamo Matteo Martini, dai! Vai Martini! Madonna, vediamo! Lotta per prima posizione Cristian Bianchi! Ce la fa! Cristian Bianchi, Matteo Martini, Francesco Busto, i due favoriti! E quest'anno, bella battaglia! Cristian Bianchi, Matteo Martini! Ultimo giro! Ultimo giro! Cristian Bianchi in testa! Matteo Martini secondo! Che va bene, secondo posto e Cristian Bianchi vince! Bella gara ancora sul sfondo! Che erano spacciati, ma invece hanno sparato le micce sugli ultimi giri. Allora, 50 euro, mi dai. È stata una gara molto bella, molto tecnica da parte dei... Combattuta tra gli atleti della Gorà, che hanno scavalcato tutti. La Gorà sempre sul podio. Palla l'ho vista un po' decadente. Quando c'è è sul podio. Flex, diciamo che l'uomo di casa, non abbiamo visto ottimi risultati. Non ci si poteva aspettare di più. Va bene così. Magari si rifani. Maria De Filippi sta arrivando, ragazzi. Che cazzo? È posta per te. Non ascoltate la stanzata che dico il mio collega Tommaso. Ecco, lascia Bianchi.